Ciao a tutti e benvenuti sul mio goloso canale. Oggi insieme prepareremo le brioche con il tuppo. E oggi per la rubrica Nanà Sapori d'Italia vi porto direttamente in Sicilia. E sì, le brioche con tuppo. Con la mia ricetta porterò direttamente il sole sulle vostre tavole. E adesso vediamo gli ingredienti. Incominciamo subito. All'interno della bowl inseriamo l'acqua, il latte, lo zucchero, non va buona, è andato, la scorza di limone, in alternativa va bene anche quella di arancia, lievito briciolato, e infine un uovo. Mischiamo tutto con l'aiuto di una forchetta. Inseriamo la farina tutta di un colpo. E adesso impastiamo in planetaria. Una volta che l'impasto si è incordato, all'incirca siamo tra i 10 e 11 minuti, inseriamo lo strutto. Se volete, va bene anche il burro in pari quantità. Impastiamo fino a una nuova incordatura. Perfetto, quindi lo posizioniamo sul piano . Puliamo per bene la ciotola . Con le mani imburrate andiamo a dargli un paio di pieghe. E lo posizioniamo di nuovo nella ciotola della planetaria. O se preferite una pulita. Ma meno schiocchiamo meglio è. Copriamo con della pellicola e lo lasciamo riposare per 2 ore. Trascorso il tempo necessario, prendiamo il nostro impasto e lo sistemiamo sul piano. Imburrato. Faccio sempre queste posizioni non comodissime. Creato una sorta di salsicciotto, andiamo a fare delle pezzature da 100 grammi. Adesso da ogni pezzatura andiamo a togliere 20 grammi, quindi avrete 80 più 20. Parte più grande, facciamo una pallina. Andiamo a fare un buco.
pacchetto nel centro, la allarghiamo, prendiamo la parte più piccola e la posizioniamo nel centro. E voilà, pronte! Adesso le posizioniamo in forno spento con la luce accesa per 30 minuti. Pausa caffè e consigli utili! Per preservare la freschezza delle vostre brioche con il zuppo, sarà opportuno inserirle all'interno di un contenitore e chiuderlo ermeticamente. Se invece volete conservare le brioche per ancora più tempo, allora dopo averle formate, le posizionate direttamente nel congelatore. La sera prima di godervi questa delizia, tiratele fuori dal freezer e fatele scongelare nel forno spento direttamente sulla placca da forno, così al mattino saranno pronte per una cottura perfetta e un gusto fresco e delizioso. Per tutti i prodotti che ho utilizzato trovate il link in descrizione. Dopo la lievitazione, ciotolina, un uovo, un po' di latte, diamo una mescolata, pennelliamo delicatamente e adesso in forno ventilato a 170 gradi per 20-25 minuti. Che dire, belle di faccia e belle di cuore. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi tutte le altre ricette!